È stato siglato oggi a Roma un importante accordo tra la LUISS e la CISL per favorire l'incontro tra gli studenti universitari ed il mondo del lavoro. L'Ateneo, intitolato a Guido Carli ed il Sindacato di Via Po, collaboreranno per la pianificazione di una serie di attività di ricerca e di didattica per il completamento del profilo accademico degli studenti e dei laureati. La convenzione favorirà la comprensione del mondo del lavoro attraverso l'organizzazione e la promozione di eventi come seminari di studio, attività di consulenza, ricerche e formazione professionale come stage e tirocini. La formazione dei giovani, ha sottolineato la segretaria generale della CISL, Anna Maria Furlan, è uno dei fattori più importanti per la competitività del nostro sistema economico produttivo e per il futuro del Paese. Per noi frequentare i giovani è fondamentale, indispensabile. Se c'è una cosa su cui il sindacato deve ragionare e cambiare, e come incontriamo davvero il mondo giovanile e come attraverso questo incontro noi sappiamo anche indirizzare l'azione sindacale, il tema del lavoro, il tema della formazione, a partire dai bisogni, dalle esigenze, ma anche dai tanti suggerimenti che i giovani uomini e le giovani donne nel nostro paese possono offrire ai corpi sociali. Questa intesa, ha detto la presidente della LUISS, Emma Marcegaglia, rappresenta l'avvio di un nuovo percorso di contaminazione di idee, concetti, visioni fra due realtà come LUISS e CISL che hanno a cuore la formazione degli studenti di oggi che saranno i lavoratori di domani. Devo dirvi che nelle varie esperienze che io sto facendo, ho fatto professionale, da imprenditrice, da ex presidente Confindustria, da presidente di una grande azienda a partecipazione pubblica e imprenditrice mia, devo dire che questa esperienza di presidente di un'università è forse una delle esperienze più entusiasmanti, proprio perché, come diceva prima Anna Maria, il contatto con i ragazzi, con gli studenti è straordinario, è un grande arricchimento per me, per tutte le persone che lavorano oggi in questa università, e oggi noi facciamo un ulteriore passo avanti proprio nel supportare la loro formazione. Una possibilità non solo di contaminazione positiva tra il mondo della cultura e della formazione e il mondo della rappresentanza dei lavoratori e delle lavoratrici, ma anche qualcosa di più, una scommessa che insieme facciamo per contribuire davvero a creare una nuova classe dirigente per il nostro paese di cui si sente davvero grande bisogno. Alla firma della convenzione, oltre al segretario organizzativo della CISL, Giovanna Ventura, era presente anche il presidente di Postel, Giovanni Ialongo, che ha tenuto a sottolineare come la LUISS e la CISL insieme sapranno sostenere le nuove generazioni di studenti e lavoratori e farne la classe dirigenziale per le sfide del futuro.